Sono molto contento di essere qui e ringrazio il sindaco. Vieni sindaco. Ringrazio il sindaco di avermi invitato, lo aveva fatto un po' di tempo fa, io ho mantenuto questo impegno perché questa è una grande capitale del buon gusto italiano, del gusto e delle cose buone, cioè, e questo è il senso della storia e del destino di un territorio che noi vogliamo sostenere attraverso l'impegno della Farnesina, del Ministero degli Esteri a favore delle esportazioni di un prodotto meraviglioso come il Prosecco, che già esporta di suo ma che potrebbe fare ancora meglio e ancora di più grazie al non accontentarsi degli imprenditori e al nostro sostegno. La Farnesina è perciò una grossa opportunità per il Prosecco. Noi pensiamo che la nostra rete, che è presente con 200 uffici in 126 paesi del mondo, è un qualcosa che veramente può mettere il turbo a delle esportazioni che già esistono, e quindi è merito degli imprenditori, del consorzio. Noi possiamo fare ancora di più e vogliamo dare una mano d'aiuto. La settimana della cucina italiana nel mondo, destinata e dedicata al vino, sarà una grande occasione e pensiamo che anche il nostro sforzo può aggiungere qualcosa, ed è un qualcosa veramente meritato da un territorio straordinario che è stato capace di determinare attraverso queste splendide bollicine il racconto dell'Italia, che è un'Italia bella ed è un'Italia da vivere. Una domanda al Ministro degli Esteri: siamo seduti un po' in una polveriera tra la Corea, la Siria, la Turchia, qual è la situazione che la preoccupa di più? Ci sono tante preoccupazioni che attraversano diagonalmente, credo, la geopolitica in questo momento, ma noi siamo assolutamente convinti che poi il senso generale della battaglia per la pace, dell'idea che la pace è sempre la strada da seguire, possa prevalere anche grazie ad un'azione diplomatica che è un'azione congiunta di tanti paesi volenterosi che vogliono andare nella direzione della pace. Grazie. Grazie.